Vai, una sola va messo tutti sotto, una! Okay. Consigliere, qua come possiamo vedere c'è un degrado e un'incuria assoluta e tantissime problematiche per gli operatori commerciali. Dalla parte della minoranza, cosa chiedete a Palazzo San Giorgio? Esattamente, la gestione degli scavi di Piazza Garibaldi dimostra proprio l'incapacità di un'amministrazione falcomatà di gestire quelle che potrebbero valorizzare, quelle che potrebbero essere le risorse di Reggio Calabria. Sono ormai 2 anni e mezzo che sono stati ritrovati questi scavi e ancora nulla è stato fatto affinché possano essere effettivamente valorizzati. Stiamo aspettando meramente che cosa? Delle risposte da parte del Ministero, che non sono arrivate neanche quando al governo c'era la forza politica del PT, proprio come il nostro attuale amministrazione falcomatà, e la gente si chiede: e noi che facciamo? Stiamo vedendo soltanto che abbiamo un'incuria alle nostre spalle, abbiamo grandissima devastazione e i commercianti sono costretti a stare in questo stato di abbandono. Quindi, anziché valorizzare in 2 anni e mezzo quella che doveva essere una zona, quella che dovrebbe essere una delle piazze più importanti e simbolo della nostra città, vediamo soltanto l'incuria totale. È un'amministrazione che è ingessata e bloccata. Ecco perché le nostre ulteriori sollecitazioni mediante altre interrogazioni ai lavori pubblici, al fine di poter capire quando vogliamo sapere un termine entro cui effettivamente si potrà riuscire a valorizzare questi scavi, che dovrebbero essere una risorsa ma che al momento stanno creando nocumento ai cittadini di Reggio Calabria, a coloro che arrivano a Reggio Calabria e ovviamente a tutti gli esercenti commerciali. Aspetta, ti faccio una domanda a parte. Cosa devi dire? Ecco, possiamo dire, visto la situazione, che spesso e volentieri si tende a insabbiare le cose. Adesso invece bisogna evidenziarle, affrontarle e portarle a termine. Esattamente, sono 2 anni e mezzo, ci saremmo aspettati effettivamente una valorizzazione della zona e invece abbiamo visto soltanto che sono stati insabbiati ed è possibile vedere in altre zone dei ritrovamento dei reperti come ci siano invece soltanto delle piante che sono cresciute in modo ovviamente selvatico. Noi vogliamo dei tempi certi affinché possa essere valorizzato questo luogo, affinché i commercianti possano vedere alla luce quello che è un reperto che dovrebbe essere una ricchezza per la città di Reggio Calabria e che invece si sta creando soltanto in un cantiere che è aperto, in un cantiere che va a creare documento per una delle piazze più belle della città di Reggio Calabria. L'abbiamo fatto con delle interrogazioni scritte, stiamo continuando ancora a farlo al fine di poter sollecitare tutta la giunta falcomatà, al fine di poter sollecitare anche il Ministero, affinché, visto che questa amministrazione non è in grado di chiedere risposte certe appunto all'amministrazione falcomatà, li chiediamo noi. Vogliamo sapere se è possibile utilizzare realmente quei soldi che erano destinati per l'area parcheggio, al fine di poter valorizzare realmente questi che sono gli scavi e non invece distrarre i soldi al fine di poterli utilizzare per altre opere. Ecco, il danno ai commercianti è un tema. Chi risarcisce del danno patito i commercianti? Questo avete intenzione di chiederlo, visto che difendete il territorio, comunque sia, uno scempio del genere sicuramente danneggia quella che è un'attività commerciale, e dunque? Ahimè sì, l'abbiamo chiesto, soltanto, devo dire la verità, l'assessore Calabro ha risposto rispetto a quella che può essere una valorizzazione, dando però mandato a quello che è realmente i lavori pubblici per capire che cosa è che si sta facendo. Per adesso il nulla stanno facendo, i commercianti non possono stare in questa situazione ovviamente, in questa situazione di degrado, e poi sappiamo che il degrado porta ulteriore degrado, quindi è necessario che l'amministrazione intervenga. Noi non aspettiamo più che ci dica ma stiamo aspettando il Ministero, ma stiamo aspettando risposte. Sono 2 anni e mezzo. 2 anni e mezzo dove c'era un'amministrazione, dove c'era un governo che era dalla loro stessa parte politica, quindi non è pensabile che si aspetti ancora. Ecco, consigliere, si giri e guardi cosa c'è, è già, sta diventando dietro una discarica, perché non viene pulita? Questo facciamolo fare subito. Assolutamente, questo verrà richiesto affinché venga fatto immediatamente. Abbiamo visto anche come prima dell'insabbiamento vi era una vera e propria discarica a cielo aperto. Come dicevo, quando non c'è il controllo, quando c'è uno stato di abbandono, è facile immaginare come lo stato di abbandono produca ulteriore degrado, ulteriore abbandono, ed è quello che effettivamente si crea. Quindi Piazza Garibaldi, che dovrebbe essere una delle zone più belle anche della nostra città, al centro dovrebbe essere un biglietto da visita per coloro che vengono e arrivano nella nostra stazione ferroviaria, alla stazione centrale, diventa invece soltanto un luogo di degrado. Grazie. Pino D'Ascoli, una situazione insabbiata, l'abbiamo definita poco fa, questa di Piazza Garibaldi, è una definizione corretta secondo lei? Diciamo che
è correttissima, ma non solo il problema di Piazza Garibaldi e gli scavi di Piazza Garibaldi rappresentano una situazione insabbiata, ma è tutta la città insabbiata da questo governo cittadino. Noi dobbiamo fare una considerazione. Reggio Calabria è una città che, a detta di tutti, dovrebbe essere a vocazione turistica. Noi abbiamo cioè Reggio Calabria è tutta una città magnifica, meravigliosa, è una città dove la storia ha segnato veramente gli anni di questa città, è un reperto archeologico tutto quanto, e allora tutte le città del mondo non fanno altro che valorizzare i loro beni culturali, valorizzare le loro ricchezze. Noi non facciamo altro che insabbiarle. Addirittura questi scavi dove hanno portato alla luce, probabilmente sembra una necropoli romana, sono degli scavi unici e per i quali architetti di fama europea si erano interessati perché dessero il loro contributo, ed invece l'amministrazione cosa ha fatto? Di concerto con la sovrintendenza dei beni culturali ha deciso di insabbiare, ha deciso di interrare questi scavi. Ora è veramente un qualcosa di incredibile, di incredibilmente terribile nei confronti della città e dei cittadini. Se addirittura si pensa che da qui a qualche giorno, dal 10 al 14 mi sembra, circa 600 tour operator dovrebbero venire dalla Germania, e la Metro City stanzia 30.000 euro per l'accoglienza e per far divertire questi tour operator. Per carità, l'accoglienza ci mancherebbe, ma addirittura i fuochi d'artificio, ovvero bruciare questi soldi, non è un qualcosa che va assolutamente bene. Noi speriamo che la prossima amministrazione, anzi abbiamo una certezza, che una prossima amministrazione, che non sarà guidata dall'attuale sindaco Falconada, possa aprire quella strada, possa spianare le strade alle generazioni future di amministratori che verranno, per rendere questa città decisamente una città turistica, perché un clima magnifico come il nostro, una posizione geografica come Reggio Calabria, dove a mezz'ora di città c'è, e a mezz'ora dalla città abbiamo il Gambari, è una città, un centro turistico, lo Spromonte, c'è il mare, c'è tutto. Cosa ci possiamo aspettare di più da questa amministrazione? Ci aspettavamo qualcosa di diverso, ma abbiamo ottenuto esclusivamente di insabbiare tutto. Italia, adesso come intendete agire per la riqualificazione di Piazza Garibaldi? Sicuramente continueremo nella nostra iniziativa, attività di iniziativa. Io un tempo fa, essendo stato gradito ospite da parte del Comitato Corso Sud, proposi già allora la presenza di alcuni rappresentanti istituzionali della maggioranza di Palazzo San Giorgio la possibilità di mettere in piedi e mettere in campo delle risorse comunitarie attraverso i fondi europei e costruire un progetto di riqualificazione urbana in questa parte della città, cercando di far emergere chiaramente la grande ricchezza storica che questa piazza conserva. È una condanna, è una quasi bestemmia vedere, ma questo a qualsiasi latitudine, vedere che una tale ricchezza presente all'interno di questa piazza, con dei reperti archeologici di assoluto valore, vengano sotterrati sol perché c'è l'esigenza di una conservazione. Noi crediamo che il miglior modo della conservazione sia assolutamente quello di mettere in piedi un finanziamento al più presto, di farlo chiaramente con tutte le caratteristiche e con il coinvolgimento degli enti preposti, in particolare la sovrintendenza, e andare a far riemergere le nostre ricchezze. Questo vale chiaramente sotto il profilo turistico, sotto il profilo dello sviluppo economico di questa parte importante della città, che purtroppo negli anni ha subito un consistente sempre più. Continueremo le nostre iniziative sin dal prossimo Consiglio Comunale. Come questo tengo, e oggi approfitto di questo meeting, di questo sit-in a Piazza Garibaldi assieme ai rappresentanti anche della cittadinanza attiva, al Comitato Corso Sud, tengo a sottolineare che ci sono altre parti di città, altre zone della città che sono interessate dalla presenza di archeologia, di parchi archeologici, addirittura in fase di completamento al 90%, al 95% vedasi il parco archeologico della collina di Pentimele,
inspiegabilmente non inaugurato, benché siamo praticamente prossimi. Abbiamo assunto tantissime iniziative in questi ultimi anni, in questi ultimi tempi, ma tutto tace, tutto è fermo. Noi di fronte a questo continueremo le nostre iniziative per innalzare il livello di attenzione su queste richieste della nostra terra e della nostra città.